Furuno c'è e si vede sempre. Ma avete mai pensato di vedere il fondale in tre dimensioni? Grazie all'uso del DFF 3D e soprattutto del PBG unito al Time Zero, potete veramente vedere cosa c'è sotto la barca. E allora sono venuto su un importantissimo relitto salentino a farvi vedere come la nostra strumentazione ricostruisce alla perfezione, nei minimi dettagli, tutto il relitto. Andiamo a vederlo insieme, andiamo a vedere il DFF 3D all'opera. Premiamo sul tasto Home e andiamo su quello che è il DFF 3D. Nel mio caso ho impostato il side scan e poi l'eco scandaglio triplo fascio. Nel side scan riesco a vedere tranquillamente che sotto di noi vi è il relitto. Più precisamente nel triplo fascio riesco a vedere che sul lato di dritta abbiamo maggiori dettagli. Ancora andiamo ad attivare la famosa funzione 3D per vedere in tre dimensioni il nostro relitto. Eccolo qui, il potente strumento 3D. Come potete vedere, mi sta costruendo perfettamente la nave che è sotto di noi. E allora non ci resta che dare un'occhiata al semplice grafico. Come potete vedere, lo zero è la nostra barca con la sua prua, lato di destra e lato di sinistra del relitto, e ancora la profondità di scansione. Siamo a 84,2 metri di fondo e lui riesce a leggere 120 metri a destra e 120 metri a sinistra. E adesso voglio stupirvi con il PBG. Andiamo a inserire quello che è un semplicissimo computer e grazie alle particolari funzionalità di questo software riusciamo a vedere il nostro relitto in tre dimensioni. Eccolo qui, appena ricostruito. Semplicemente passando il mouse su uno dei punti è facile vedere la profondità. Ad esempio in questo punto qui abbiamo 89 metri, mentre il fondo intorno è a circa 97-100 metri. E ancora andando nella funzione pesca, posso aggiungere o eliminare tutti i layer o livelli dove si vede la costruzione del fondale. Ad esempio posso vedere le batimetriche che il DFF 3D ha battuto. E ancora, con precisione millimetrica, tutta la ricostruzione del relitto stesso. Posso poi aggiungere ulteriori dettagli come il 3D e le linee di batimetrica, mettendo poi la famosa funzione cubo viene fuori il disegno in tre dimensioni del relitto stesso. E se in questo momento attivo il famoso PBG, come potete vedere compare un grosso cono. Quella è l'area di scansione del mio strumento. Direi che siamo veramente al massimo grazie a Furuno. E allora Furuno c'è e si vede sempre anche sui relitti.